Innanzitutto precisiamo che è un progetto redatto nel 2011, approvato sia dalla Giunta che dal Consiglio Comunale, sulla base del quale poi è stato riconosciuto anche il bene di pubblica utilità e quindi abbiamo avuto anche il parere della sovrintendenza. È una tappa molto importante per incominciare a parlare concretamente del progetto di restauro. Questo è solo un progetto preliminare, stasera lo mostriamo alla città. Ci aspettiamo delle proposte, delle osservazioni, sulla base di queste andremo a sviluppare il progetto definitivo che poi ci porterà ai finanziamenti regionali che ci consentiranno di iniziare il cantiere e quindi fare il restauro dell'edificio. Siamo sempre all'interno di quello che è il progetto integrato del centro storico, quindi questo è solamente un tassello. Ricordiamo che poi porteremo avanti anche il progetto di restauro del Victor Hugo, il Museo Diocesano, il recupero dei cunicoli longobardi. C'è un restauro filologico dell'edificio, poi all'interno saranno creati degli spazi che potrebbero essere utilizzati in modo flessibile per ospitare soprattutto eventi di carattere culturale. C'è un piano terra con un'altezza che è a tutta altezza e poi c'è una sorta di secondo piano dove ci sono delle esposizioni, dove si potrebbero svolgere esposizioni temporanee. L'obiettivo è quello di poter utilizzare l'edificio tutti i giorni dell'anno cercando di tenerlo aperto e quindi questo potrebbe anche richiedere l'ubicazione all'interno dell'edificio di un caffè che possa consentire l'utilizzo a qualsiasi cittadino possa usufruire insomma dell'edificio della Dogana. Ma come ho detto in precedenza sono ottimista, nel senso che si sta concordando col Tribunale quella che può essere, sono i passi successivi per quanto riguarda degli ulteriori lavori per la messa in sicurezza dell'edificio, dopodiché dovremo puntare a stringere i tempi per il finanziamento e su questo poi sicuramente sbloccheremo definitivamente la situazione, però sono moderatamente ottimista perché c'è un clima di collaborazione col Tribunale, in quanto il bene come tutti sanno è sottoposto a sequestro, c'è un procedimento giudiziario in corso, quindi noi qualsiasi tipo di attività la dobbiamo concordare in ogni caso con il giudice, col GIP.